Questo programma è offerto da Rovagnati, Bonduel, Robes, Siciliani, Amadori, Panificio La Tartara. Magazine. In questo numero, cucina, un pranzo all'aria aperta con i fiori di zucca ripieni, nutrizione, gli oligoelementi, spazio salute, il ferro, un minerale essenziale per l'organismo, tempo libero, Expo Milano 2015, la grande sfida è nutrire il pianeta, lifestyle, in ogni parte del mondo, la mamma è sempre la mamma, e in più gossip, news, attualità, eventi, sagre, mostre nella nostra provincia e non solo. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. Mozzarelle secche, quattro torri. Il caseificio Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto delizioso. Qua. Buon pomeriggio a tutti, avete mangiato? Avete mangiato? Noi non ancora, siamo qui al Convi di via Monsignor Giussani, quello della macchia gialla, e questo nuovo pomeriggio si apre con il quotidiano L'Attacco, L'Attacco. E
eccolo qua, quegli sfrattati hanno rifiutato ben 5 case prima il bivacco dei reduci di Vico della Pietà davanti al municipio. Landella, ho proposto più di una soluzione, sono strumentalizzati, dice il quotidiano diretto da Piero Pacello. Un altro giorno di accampamento sotto al comune per le 12 famiglie sfrattate dalla palazzina di Via della Pietà a Foggia. Intanto ricordiamo, ieri c'è stato un il caso, diciamo così, il caso di Carlo Magno, Gino Carlo Magno. Voi non lo conoscete, magari quelli più dell'età mia, perché era un capo di strada di Foggia. Ecco qua, ora vive a Carabelle, da 990 a 150 euro al mese. Come cambia la vita di Gino Carlo Magno, il sessantenne, da più di 5 lustri fa servizio di guardiania e di pulizia nei bagni pubblici della città. Da qualche mese però, da quando la sua cooperativa, la Eco Eco, ha vinto il nuovo appalto comunale con un ribasso del 40%, il lavoro per lui è diventato un incubo. Pensate, 150 euro al mese, è una cosa vergognosa, diciamolo, vergognosa. Eccola qua, anche all'interno, a pagina 3, Gino pulisce i bagni pubblici, ma con 150 euro al mese. Tu che faresti se guadagnassi solo 150 euro al mese? Fai solo la faccia? Ecco, a posto. È stato eloquente come al solito. Oh, e poi parliamo del problema del Teatro Giordano. Landella risponde al sindaco, all'ex candidato sindaco Marasco, transazione atto obbligato, la famosa transazione per la vicenda dell'Araco. Dice, è atto obbligato, ma io non voglio farla la transazione. Continua a scrivere il quotidiano L'Attacco. Intanto ieri c'è stato il tutto esaurito perché c'era Henry De Luca a Foggia, è stata una serata bellissima con tantissima gente, un maxi schermo allestito per chi non fosse riuscito ad entrare al teatro. Bellissima serata. Bruttissima storia invece quella a pagina 6 dell'Attacco, firmata Michele Cirulli. L'ho fatto più per i miei figli che per me, l'ho denunciato e ora vivo. Agnese, 24 anni, mamma di 2 figli, ha avuto il coraggio di denunciare le aggressioni del suo compagno, con il figlio in braccio è andata alla polizia. Una storia veramente triste che ovviamente non si sa, non si dice da dove arrivi, per evitare di identificare i minori, probabilmente anche Agnese è un nome di fantasia. E poi Forza Italia e Partito Democratico, parliamo di Cerignola, temono i franchi tiratori, Vitullo e Sgarro si preparano al peggio, si infiamma la corsa a Palazzo di Città e si cercherà in tutti i modi di placare gli animi dei delusi di entrambi gli schieramenti. Oh, andiamo, ecco, vediamo quest'altra bella notizia, mafia e affari per un giorno a Cerignola. Radio Out, ricordiamo, Radio Out era la radio fondata da Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 78, ecco proprio Peppino Impastato, lui viveva, mi sembra, a Cinisi, Peppino Impastato, che fu protagonista di una vera e propria lotta alla mafia, che però, insomma, non gli andò bene. Andiamo sul Gargano, la SAC Gargano, i lavori affidati a Unati per 540.000 euro. Il progetto è finalizzato alla valorizzazione del territorio e sostituisce di fatto i primi due inglobati da quello definitivo. Pecorella, presidente del parco, aveva già riferito all'Attacco: ho unito due SA e potremo beneficiare nel complesso di 4 milioni di euro complessivi. Notizie importantissime. Oh, intercultura, riflessione, arte in Lampedusa, porta della vita, la mostra dall'8 maggio alla Merlettaia, che si trova in Via Arpi, il circolo La Merlettaia di Katia Ricci. E poi ecco una brava artista di San Severo, Chiara Mucedola, da San Severo al palco di X Factor. La giovane artista è già nota negli ambienti artistici di Capitanata. In bocca al lupo, è stata la prima di tante partecipazioni a festival locali e nazionali. Il mio sogno è cantare e riesco ad unire il divertimento alla passione. Oh, e poi ecco, al cinema è stata già andata, ma è ancora nelle sale, La Nuvola e Issione, il nuovo docufilm di Pino Casolaro, con le scene girate a Pompei e che vede come protagonista Simona Janigro
che è un'attrice lucerina, ma anche Stefania Spinapolice, Francesco Forcella e tanti altri della nostra terra. Andiamo ancora. Ecco qua, parliamo di Rossoneri del Foggia, Barletta nel derby, la gara più attesa dell'anno. Il play 29enne di Stornarella, quinto, è stato schierato da De Zerbi, da difensore centrale in coppia con Gigliotti, e in campo risposta a modo suo con una prestazione di spessore. Quinto il trasformista va in tackle sul futuro, non rompiamo il giocattolo, e lo speriamo ovviamente anche noi che non si rompa questo giocattolo, che è quello rosso-nero, anche perché a breve pare, ma ormai siamo abituati a questi pari, a queste nuove società, che debba arrivare una nuova cordata interessata proprio al Foggia. Visto che siamo al Convivi, ricordiamo il nostro magazine che trovate sia nei punti vendita Convi, soprattutto in questo, diretto da un direttore fantastico che non si vuole far riprendere, ma noi vabbè, non lo intervistiamo, e lo trovate nelle buche delle lettere, distribuito in 75.000 copie a Foggia, Lucera, Troia, Torre Maggiore, Ortanova, Carapelle, Stornara, Stornarella e Ordona. Nel frattempo, visto che domani è la festa della mamma, guardate che qui ci sono dei fiori bellissimi, quindi ci sono dei fiori in offerta, piccolo regalo, grande pensiero, bel gesto sicuramente. Beh, la nostra puntata a questo punto termina, ma vi ricordo che c'è lo scontrino. Signora, possiamo vedere un attimo lo scontrino? Grazie, non siamo guardie di finanza. Ecco, ricordiamo, questo è lo scontrino che la signora ha appena avuto perché ha fatto la spesa qui. Qui sotto c'è il codice. Se date questo codice alla nostra redazione chiamandolo 0881 3300 35 dalle 15.30 alle 16 potete partecipare al quiz di casa Convi. Grazie signora, grazie mille. Partecipi al quiz, mi raccomando. Oh, a questo punto veramente è tutto. Io vi saluto e fra un po' ci vediamo a casa Convi. Si parlerà di Magnatoria.